Venerdì 28 giugno, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Al via dal 6 luglio la stagione degli sconti e poi ancora come prevenire gli incendi, vista l'estate bollente che sta arrivando, i piccoli campioni siciliani di karate. Ma cominciamo con la cronaca. A Palazzo Lacreide un gioco purtroppo è finito in tragedia. Durante un gruppo estivo un bambino di 10 anni è precipitato in un pozzo e morto. È stato inutile il disperato tentativo di un'educatrice di salvarlo. Il sindaco Gallo è sconvolto, ha detto: è una perla che va via. Sospesi i festeggiamenti in onore del patrono di Palazzo Lacreide, San Paolo. È finito in un pozzo al culmine di una giornata di festa durante un'escursione organizzata dalla Fondazione ANFAS di Palazzo Lacreide. Per Vincenzo, 10 anni, che partecipava insieme al fratello disabile alla gita, non c'è stato nulla da fare. Fatale la caduta in un pozzo artesiano profondo circa 15 metri per metà, pieno d'acqua. Cause e responsabilità sono in fase di accertamento. Perché quel bimbo si trovava lì e soprattutto perché saltava sulla botola che copriva il pozzo, non si dà pace il sindaco Salvo Gallo, uno dei primi ad arrivare sul luogo dell'immane tragedia. Mi ha ricordato subito vedere i Vigili del Fuoco, le immagini di tanti anni fa quando c'era Alfredino Rampi nel pozzo. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno fatto di tutto. Aveva provato a salvarlo anche un'educatrice, non c'è riuscita. I pompieri hanno soccorso anche lei. Abbiamo sperato, dopo che è uscita viva l'educatrice, e speravamo. Non era il momento di fare domande, di chiedere cosa aveva visto, com'era la situazione, anche perché ovviamente la preoccupazione era sia per l'educatrice, che era, diciamo, in quel momento asfissiato ovviamente, in mancanza di ossigeno. Il sindaco conosceva Vincenzo e lo ricorda così: educatissimo, una perla che va via, una perla che... i bambini sono cose preziose, le vite umane valgono, ma non tanto quanto quelle dei bambini, quindi perdere un bambino è qualcosa di terribile. La procura di Siracusa ha aperto un'indagine ancora a carico di ignoti, in cui viene ipotizzato il reato di omicidio colposo. I magistrati, insieme ai carabinieri, stanno cercando di ricostruire la dinamica, disponendo anche il sequestro dell'area. In segno di lutto, sospesi i festeggiamenti in onore del patrono San Paolo, restano confermate soltanto le celebrazioni liturgiche. Una donna contesa dietro l'omicidio di Mascali è la novità delle ultime ore emersa dalle indagini dei carabinieri. Antonino Razziti aveva scoperto che la fidanzata si sentiva con il suo omicida. Al vaglio degli investigatori i telefoni dei due uomini. Forse una donna dietro l'omicidio di Antonino Racciti nel Catanese. Un omicidio che con il passare delle ore assume sempre più i connotati di un delitto passionale. Questa è la novità che starebbe emergendo nelle indagini dei carabinieri di Mascali. Antonino Racciti, la vittima, a quanto pare aveva scoperto che la sua fidanzata si vedeva anche con l'assassino, una relazione che si è rivelata fatale. Al vaglio degli inquirenti, oltre al racconto di un vicino di casa, anche i telefoni della vittima e dell'assassino. Sui due apparati è stata disposta una copia forense, grazie alla quale verranno trascritte le conversazioni intercorse tra l'omicida e Racciti, e forse anche con la donna contesa, che sarebbe a questo punto il movente cardine dell'omicidio. Non è escluso che il pubblico ministero possa anche richiedere esami più approfonditi per recuperare i dati cancellati. Sono dei supporti, ovviamente sono ancora atti sottoposti al segreto istruttorio. Reputo che però potrebbero essere d'impulso sia per individuare due aspetti importanti in ordine sia al movente sia anche alle circostanze del reato, altro non posso aggiungere. Secondo quanto emerso, i due si sarebbero dati appuntamento in centro a Mascali per un chiarimento, ma la discussione sarebbe poi degenerata in una lite durante la quale Racciti avrebbe offeso la figlia di Blanco. Questa la scintilla che avrebbe scatenato la sua furia omicida. Il fatto poi che quest'ultima avrebbe portato con sé le forbici da casa potrebbe far scattare l'aggravante della premeditazione. Mascali è una comunità sotto shock. In pochi oggi vogliono commentare.
Emergenza spazzatura, mentre si raccolgono tonnellate di immondizia, Catania annuncia il pugno duro contro gli incivili. I rifiuti non conformi, cioè non esposti secondo il calendario della differenziata, non saranno ritirati e scatterà la segnalazione alla polizia locale. Ma nei quartieri periferici continua l'anarchia. Caricano tonnellate e tonnellate di spazzatura e per fare prima utilizzano ruspe e bobcat, che non si fermano un attimo. L'emergenza rifiuti, in cui sono piombati Catania ed altri 200 comuni della Sicilia orientale, richiedono un lavoro straordinario per cercare di liberare le strade dall'incubo immondizia. Autocompattatori che fanno la spola con la discarica di Lentini. Qui siamo sul viale Grimaldi a Librino ed in mezz'ora il mezzo che vedete è stato riempito. Da queste parti, così come nella vicina San Giorgio, gli appelli del sindaco Trantino non sono stati recepiti, segno evidente che in molti ancora si ostinano a non effettuare la raccolta differenziata. Molto più semplice sbarazzarsi del sacchetto dall'auto in transito, come avviene anche sotto gli occhi degli operatori di Ecocar. E mentre le ruspe sono in azione, alcuni residenti tirano un sospiro di sollievo, ma sono già consapevoli che non sarà un intervento definitivo. Adesso la stanno raccogliendo, tra un'ora, due ore sarà di nuovo, non dico allo stesso punto, ma quasi. In percentuale, quanto è colpa dei catanesi? 90? Ogni giorno, ogni sera, ogni pomeriggio buttano la spazzatura, non solo la spazzatura, salotti, divani, tutto, di tutto, frigoriferi, di tutto. È capitato mai di dire qualcosa, o quantomeno cercare di dire qualcosa a questa sì, gente? Ma come faccio? Sono persone che proprio non ci vuole ragionare. Non possiamo stare, dobbiamo stare sempre chiuse, con questo caldo non possiamo stare. Poco più giù, a ridosso di Viale del Maggiolino, un'altra ferita attende di essere sanata. A provocarla, altri cittadini catanesi che, senza il minimo rispetto delle regole, deturpano l'ambiente, senza ritegno e senza sosta. Adesso è il momento della rassegna stampa siciliana. A te, Angelo. Sì, cominciamo stamattina con il giornale di Sicilia. Il tema su tutti i quotidiani regionali e quello legato alla tragedia, al dramma avvenuto proprio nella giornata di ieri a Palazzolo Acreide. Morire come Alfredino, orrore al campus, a 10 anni cade in un pozzo artesiano, inutile il tentativo di una donna di salvarlo. Poi c'è anche la ricostruzione, scendi da lì, scendi, l'inutile richiamo al bimbo sul coperchio, un richiamo fatto dal soccorritore. Poi parla anche un geologo, Corrao, nell'isola 100.000 scavi, anche quelli in disuso devono essere recintati. Questo per restare sullo stesso tema, torneremo poi magari a vedere le altre notizie, ma intanto anche sulla Sicilia, vedete, maledetto pozzo, tragedia a Palazzolo Acreide, dove Vincenzo, un bimbo di 10 anni, durante una escursione è morto affogato dopo un volo di 7 metri. E le pagine interne, andiamo sulla Sicilia, eccolo qui il titolo: Palazzolo, quel gioco che diventa tragedia, bimbo di 10 anni precipita nel pozzo e muore, è stata aperta un'indagine, Vincenzo era con altri compagni in un campo estivo, inutili tentativi dell'operatrice di salvarlo. E poi ancora, anche i quotidiani nazionali stamattina riportano la vicenda, gioca, siamo sul Corriere della Sera, gioca sulla botola di un pozzo, precipita e nega 10 anni, a Siracusa la tragedia in un campo estivo, i genitori hanno sperato per errore, è stata aperta una inchiesta. Vedete la vicenda, la tragedia in campagna, il cedimento della copertura, il tentativo di soccorrere. Questa è la foto che abbiamo visto anche nel nostro servizio del pozzo dove è precipitato il bimbo. Scendi da lì, anche su Repubblica Nazionale, tragedia al campo estivo, bimbo di 10 anni cade nel pozzo e muore, in una colonia per ragazzi disabili vicino a Siracusa la tragedia. E poi anche siamo sulla Stampa di Torino, le urla di pericolo, poi la botola che cede, Vincenzo morto nel pozzo come Alfredino, tragedia al campo estivo nel Siracusano, un'operatrice ha tentato invano di soccorrere il bimbo di 10 anni, poi è stata salvata dai pompieri. Questo per la vicenda di Palazzolo Acreide, per questa terribile storia. Torniamo sul giornale di Sicilia con le altre notizie. La politica intanto, perché Schifani è molto deluso dai miei assessori
c'è un'intervista al presidente della regione, il governatore a ruota libera, responsabili dell'ambiente e dei rifiuti mi hanno messo in difficoltà, anche dalla formazione ho avuto problemi, la via Armao non entreranno in giunta, a febbraio rinnoviamo i vertici della burocrazia. Poi c'è anche un'altra vicenda che viene sottolineata, evidenziata stamattina sul giornale di Sicilia, si parla di università, ottimi voti nei test di medicina, ma è polemica, il massimo del punteggio ottenuto nel capoluogo, i legali sono già al lavoro e sono in arrivo intanto invece dalla banca regionale nuove misure per imprese e laureati, già finanziati progetti per centinaia di milioni per la competitività. Questa è la prima pagina, abbiamo completato così la prima pagina del giornale di Sicilia. Torniamo alla Sicilia di Catania, che ha anche le vicende internazionali con quanto avviene a Bruxelles, nomina l'Unione Europea, c'è tensione, alta tensione con Meloni, blindati Ursula Costa Callas, Weber, Tusk e Tajani, Roma e centrale. I leader blindano l'accordo confezionato da popolari e socialisti liberali, consegnando le chiavi dell'Europa che verrà ancora ad Ursula von der Leyen, anche se dietro le quinte il negoziato prosegue a oltranza per portare a bordo anche l'Italia, che resta centrale. E poi ancora, vedete, l'inchiesta di Fanpage, insulti beceri e cori antisemiti, prime dimissioni tra i giovani di Fratelli d'Italia, ma ci sono le altre notizie, il nodo dei rifiuti, discarica di Lentini, bacchettate della Jeep, atteggiamenti contraddittori, c'è un approfondimento nelle pagine interne, il nodo dello sviluppo, l'IRFIS in campo con altri 232 milioni per aiutare le imprese a fare innovazione, l'omicidio di Mascari, vedete anche qui una donna contesa, probabile momento della tragica lite, e poi il Far West in chiesa, rimase paralizzato per sedare una rissa, 12 anni a chi sparò, questa è la vicenda di qualche anno fa. E poi ancora nelle pagine interne della Sicilia, vedete, a proposito del tema dei rifiuti, discarica, c'è il severo j'accuse del GIP, il giudice bacchetta, contraddizioni e comportamenti ambigui, necessario arrivare a settembre con un piano definitivo, basta ordinanze emergenziali. E poi ancora a proposito di rifiuti, ma stavolta sulla pagina di Catania, maniere forti contro gli incivili. Da lunedì i rifiuti non conformi non verranno più ritirati e saranno segnalati alla polizia locale. Il mancato rispetto del calendario della differenziata comporterà l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori. Come vedete, avviso alle utenze domestiche per la raccolta differenziata, l'Ottocentro rispetta le regole del corretto conferimento e dunque scatterà tutto il 1° luglio. Qualsiasi tipo di trasgressione verrà segnalata alla polizia locale. Poi ancora, sempre siamo sulla Sicilia, ne abbiamo parlato prima, l'abbiamo visto in prima pagina, il cantiere IRFIS mette in campo altri 232 milioni per innovare le imprese, gestirà gli aiuti dell'Unione Europea alle piccole e medie imprese, sarà intermediario per pagare prima. Questa è dunque una notizia buona certamente per le aziende. Dalla Sicilia siamo adesso a Repubblica Palermo, il titolo è sulla mala movida, c'è il giro di vite che scatterà nel fine settimana, il Comitato per la Sicurezza che è stato convocato dal prefetto nei giorni scorsi ha disposto dei presidi fissi delle forze dell'ordine e anche telecamere. Questa è la risposta alle aggressioni in pieno centro delle ultime settimane ed attesa già per questa sera con servizi mirati nel cuore di Palermo. Questa è la decisione del prefetto nella riunione che si è tenuta nella mattinata di ieri del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Si parla anche poi di un anniversario, sì, ed è un anniversario importante, quello delle associazioni anti-racket, 20 anni di resistenza, la notte fra il 28 e il 29 giugno la città fu tappezzata dagli adesivi, un intero popolo che paga e è un popolo senza dignità, da quel momento sono scattate 300 denunce, nel 2004 la ribellione dei giovani palermitani di Addio Pizzo, questo è
il racconto che viene fatto questa mattina dalla prima pagina e sulla prima pagina della Sicilia Palermo, poi ancora un richiamo, si parla di calcio con le ultime sul Palermo, approfondiremo questo fra non molto, ma intanto cerchiamo di capire qualcosa in più su queste decisioni disposte dal prefetto. Le forze dell'ordine in strada nel fine settimana, presidi fissi, telecamere per la movida, la decisione del comitato per l'ordine pubblico convocato dal prefetto, episodi come l'aggressione di sabato sono intollerabili. Queste dunque le parole del prefetto di Palermo. E poi, vedete, l'idea ribelle nata dai giovani e che ha portato a 300 denunce. Una mostra al No Mafia Memorial celebra l'esperienza al Dio Pizzo come metodo antimafia. E leggiamo ancora: lotta al racket, i 20 anni di addio Pizzo. Chiudiamo con la prima pagina della Gazzetta del Sud: la droga da Amsterdam a Barcellona, il gruppo criminale spacciava cocaina e marijuana. E in esclusiva la SpiceX, i nuovi retroscena dell'operazione di Procura e Carabinieri che ha portato all'arresto di 112 persone nel Messinese. Anche qui il richiamo, muore a 10 anni nel Siracusano cadendo in un pozzo. Ci fermiamo per stamattina, almeno per il momento, con le notizie regionali. Tra poco i quotidiani nazionali, state con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, rassegna stampa dei quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. Allora, c'è Repubblica intanto per cominciare la nostra rassegna con Meloni, la notte dei no, si parla di Europa ovviamente, questo è il titolo. Sbloccate le nomine dei vertici dell'Unione, via libera del Consiglio europeo per von der Leyen, Costa e Callas, la premier isolata si astiene su Ursula e vota contro gli altri. Duro il cancelliere tedesco, porte chiuse alle destre populiste, cori fascisti, insulti antisemiti, prime dimissioni dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi c'è l'analisi di Simonetta Fiori che dice, scrive, Giorgia e i silenzi sull'intolleranza. E ancora, vedete, la protesta delle opposizioni, ora c'è il carcere per chi blocca la strada, quindi insomma c'è un provvedimento, attivisti di ultima generazione manifestano sulla tangenziale di Bologna, adesso il rischio è di andare in carcere per questo tipo di proteste. E poi Ustica, c'è l'appello ieri di Mattarella che vuole la verità. E la Marina italiana va in missione nell'Indo-Pacifico, quindi lontanissimo davvero. Poi ci sono le storie, alcune storie. Intanto, vedete, richiama a Siracusa quanto accaduto, l'abbiamo visto al bimbo di Palazzolo. Questa storia che arriva dalla scuola, dalla maturità ingiusta. Studentesse boicottano l'orale, fanno scena muta per protesta alla maturità. Questo insomma quanto accaduto. Siamo sulla stampa, l'Unione Europea, lo strappo di Meloni, ma von der Leyen fa il bis, nomine top jobs, l'Italia si astiene su Ursula e vota no a Callas e Costa, Consiglio Europeo ad alta tensione, la sfida di Macron. A noi un commissario di peso, questo è dunque il quadro di quanto avviene in Europa, anche qui la protesta che è avvenuta a Venezia, perché alla maturità non si fa scena muta, la riflessione invece è opposta. Poi dall'altra parte invece, qualcosa, siamo a livello internazionale, gli USA e le due tribù di Biden e di Trump che si stanno sfidando senza risparmiare colpi assolutamente né da una parte né dall'altra. Pare che Biden sia andato malissimo ieri notte. E comunque ci sono, adesso Trump se le sta giocando tutte le carte, vedendolo in difficoltà, lo sta veramente mettendo all'angolo. Però la fotonotizia di stamattina è dedicata al calcio, la mia passione azzurra, il riferimento, vedete qui il presidente della FIFA, cittadino svizzero,
e l'amore nato con Altobelli per la passione per l'Italia, presidente della FIFA. Poi lasciamo la stampa, siamo sul Corriere della Sera. Accordo Unione Europea senza l'Italia. La Meloni si astiene su von der Leyen, no a Costa e Callas, scelte sbagliate. Questo è dunque quanto viene evidenziato stamattina dal Corriere. E ancora il primo via libera, regge l'intesa sulle tre nomine ai vertici, Salvini come un colpo di Stato. Questo dice il leader della Lega, ma anche vice premier. E poi ancora, l'abbiamo visto anche prima su Repubblica, frasi antisemite e cori fascisti, un'altra bufera sui giovani di Fratelli d'Italia. Cronaca italiana, Thomas colpito a tradimento con 10 coltellate, il delitto di Pescara. E poi dagli Stati Uniti c'è una storia che arriva, un racconto della Hilton abusata in un centro per l'infanzia, abusi e violenze in collegio. Questa è la testimonianza shock di Paris Hilton davanti al Congresso americano. L'ereditiera chiede una legge che protegga chi non ha voce, quindi il suo racconto, anche qui la fotonotizia, ma già ne abbiamo parlato sia con il nostro servizio sia poi con la rassegna stampa regionale sulla tragedia avvenuta in provincia di Siracusa. Lasciamo il Corriere e adesso invece andiamo su Avvenire, che è un'apertura diversa rispetto ai quotidiani che abbiamo visto fino a questo momento. Quelle urla dal mare, con 70 tra morti e dispersi, il bilancio del naufragio di Roccella si avvicina a quello di Cutro. I vescovi calabresi, le loro voci non restino inascoltate, c'è la deriva della nostra umanità. Il governo condannato per i 150 migranti respinti da Asso 29 nel 2018, la Libia non si cura, sì ai risarcimenti, questa è la storia. Poi ancora, vedete, oppioidi, stop USA ai patteggiamenti, non bastano i 6 miliardi per risarcire i morti. E ancora il PPE media, Meloni tratta nella nuova Europa il nodo Italia. Insomma, questo è uno dei temi di oggi su tutti i quotidiani, anche sul Messaggero. Unione Europea trattativa nella notte, Consiglio dei 27 sulle nomine per dare via libera a von der Leyen bis e ai top job. Il Partito Popolare apre a Meloni, task, non c'è l'Europa senza Italia, ma la Premier punta alla conta in aula, quindi c'è una sfida che viene, alza il tiro il Presidente del Consiglio. E ancora vediamo dalla prima pagina, bimbo di 10 anni cade in un pozzo, morto annegato, è la storia che vi abbiamo raccontato. Adesso due visioni diverse di quanto accade, Meloni e i nemici in casa, antisemiti, ECR e Salvini, tratta da sola in Unione Europea nella notte per spacchettare le nomine, questa è la situazione. E poi vediamo anche il Giornale, nomine Unione Europea, la Meloni dice no, braccio di ferro a Bruxelles, accordo sui top jobs, ora tocca al Parlamento, ma la Premier si astiene su Ursula e boccia Costa e Callas. E poi Tronchetti Provera che parla del Green Deal, una follia tra idiozie e fesserie, l'imprenditore, la sostenibilità è prioritaria ma non ha percorsi ideologici, questa è la sua idea. Abbiamo il tempo per andare a leggere ancora anche Libero. La vicina di casa, pensate, Salis, ecco le prove, abusiva per anni, una testimonianza inchioda Ilaria, ha occupato l'alloggio popolare fino a inizio Covid, spuntano altre proprietà immobiliari del padre e la neo eurodeputata ammette immunità per evitare il processo. Sapete insomma che Libero ha una sua idea. Adesso siamo sul Manifesto, guerra di retrovia, questo è il titolo. Comunità attaccate e distrutte, palestinesi picchiati e minacciati, così in pochi mesi i coloni israeliani, braccio del governo, hanno svuotato 18 villaggi in Cisgiordania e allargato gli insediamenti, l'altra faccia dell'espulsione, mentre a Gaza l'offensiva non frena. Un'ultima prima pagina,
per questa mattina, la vediamo, è quella della Nazione, via alle nomine dell'Unione Europea, il gelo di Meloni. E poi il richiamo ieri di Mattarella, i paesi amici collaborino su Ustica, la sferzata di Mattarella, e anche qui vedete, a 10 anni cade nel pozzo e muore, è un po' il tema che si ritrova su tutte le prime pagine. Tra poco il meteo, poi subito dopo parleremo della stagione degli sconti che comincerà il 6 luglio. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Alta pressione dominante nella giornata di venerdì. Avremo solo un po' di variabilità in serata sui settori alpini orientali. Sulla Sicilia dunque avremo condizioni di stabilità, sole protagonista per la giornata, con cielo sereno o al più lievemente velato. Venti a tratti sostenuti in particolar modo sul versante occidentale. Il tutto con temperature massime diurne in ulteriore rialzo. Punta infatti fino ai 33-34 gradi. Poche variazioni per la giornata di sabato. L'alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica. Avremo dunque ampi spazi assolati con clima asciutto e con valori massimi che non subiranno particolari variazioni. Sarà ancora una volta un weekend caldo. Con questo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Eccoci di nuovo in diretta, siamo con un ospite, Francesco Musumeci, che è vicepresidente nazionale della Federazione Settore Moda di Confesercenti. Con lui vogliamo parlare degli sconti e non solo. Quando cominciano gli sconti? Ahimè, il 6 luglio. Ahimè perché? Beh, ahimè perché evidentemente è una data prematura in relazione alla stagionalità. Voi cosa vorreste? Che data avreste preferito? Sicuramente almeno traslare di un mese l'inizio saldi. La questione non è relativa solo al periodo estivo, ma è generalizzata. Il riferimento è anche a quello dell'inizio della stagionalità invernale, perché evidentemente oggi, raccogliendo quelle che sono le diciamo così, lamentele degli addetti al settore, di tutto, un po' tutta la filiera, ci rendiamo conto che si è persa la corretta stagionalità e quindi... Questo forse perché ci sono continuamente sconti online, è per questo? Questo contribuisce, ma non solo questo. Ormai l'effetto globalizzazione vede tutto l'anno un continuo proporre scontistica, il Black Friday per fare un esempio, il Family and Friends e via dicendo. Si è diseducato il cliente non acquista più in collezione, ma aspetta solo la promozione. Evidentemente è un grosso danno per tutto però il settore. Però voi potete decidere le date di chiusura regione per regione, non siete obbligati a una data fissa. In effetti noi abbiamo iniziato un'interlocuzione a livello nazionale con il presidente della conferenza Stato-Regioni che possa dare un'indicazione di massima al territorio. Mm-hmm. Evidentemente lo stivale, quindi la geografia della nostra nazione dice che quello che succede in Lombardia non è lo stesso che succede in Sicilia, pertanto a livello regionale avere un minimo di autonomia in tal senso potrebbe giovare. Mi viene da sorridere perché la Sicilia insieme con la Puglia è quella che la fa durare di più la stagione dei saldi, se non sbaglio. Non solo, ma paradossalmente quella, sono le due che cominciano anche prima, perché possibilmente il paradosso vede che al nord la stagione saldi comincia il 15, faccio un esempio, uh-huh. Noi siamo i precursori, 6 luglio, assurdo. Qui siamo i primi, assurdo. Sempre in tutto. Assurdo. Va bene. Quali sono le regole, almeno questo se lo può dire però, le regole per evitare le fregature? Mettiamoci dalla parte del cliente, del consumatore. Beh, oggi io dico che l'online sicuramente è un'occasione di basta di prendere cantonate, perché chiaramente gira tanto di contraffatto, tanto di non corrispondente a quanto proposto in prima battuta, e quindi l'invito è quello sicuramente di ritornare al negozio di città, al negozio fisico, che non solo aiuta il settore ma rende, diciamo così, la catena solida. Il negozio fisico meglio che online, insomma. Sicuramente sì, dobbiamo mettere in condizione i nostri commercianti di essere competitivi, e questo deve
partire anche dallo Stato, che deve sicuramente investire in tal senso. Ma in ogni caso ci sono alcune norme che vanno rispettate, bisogna sapere il prezzo in partenza, no? E poi cos'altro? Assolutamente sì, bisogna che il prezzo in partenza non sia stato dopato, perché tante volte viene gonfiato per poi poter essere proposto come un prezzo conveniente. In realtà forse in taluni casi si compra il prezzo che viene proposto in promozione, forse più alto di quello che era originario. Quindi sicuramente questo. Detto da lei è estremamente interessante affermazione. Beh sì, perché tante volte ad esempio il fenomeno outlet vede ce ne sono ormai lungo il territorio, ce ne sono ormai svariati grossi centri che raggruppano grandi marchi, che vedono teoricamente un prezzo promozionale, ma poi non è che si distanzino troppo dal prezzo, diciamo così, pieno da negozio. Ecco. Sono vietate anche le promozioni prima dei saldi, sì. È vero? Assolutamente sì. E si rispetta questo? Questo purtroppo non viene sempre rispettato, perché l'imprenditore, il commerciante che arriva a fatica, affannato, arriva al momento del saldo, ha tanti sottobanco, e chi prima e chi inventando promozioni varie anticipano in maniera, diciamo così, sleale, favorendo una concorrenza sleale, l'inizio del saldo. Quindi, dico completo, un altro punto importante su cui battere è fissare una data sicuramente traslata inizio saldi, ma anche garantire che almeno nei 30 giorni antecedenti quella data venga rispettata il divieto, di promuovere in sconti in anteprima, cosiddetti, diciamo. Sì. È vero. Ci sono però alcuni negozi che fanno, come dire, una specie di gara alla fedeltà, per cui chi è più fedele negli acquisti magari poi ha diritto a tutele maggiori anche prima della data. Diciamo che i programmi di fedelizzazione ormai sono quasi all'ordine del giorno, ormai tutti i brand utilizzano questo canale. Ma il avere il prezzo che venga riservato il giorno del compleanno piuttosto che le 24 ore X sicuramente non sono l'elemento che condizionano il mercato tutto. Certo. E in ogni caso la merce in saldo deve essere quella della stagione. Giusta, ahimè, non quella. Ahimè, voi ricorderete tutti che il saldo non era altro che l'invenduto, ecco. Quindi a fine stagione tutto ciò, ma fine stagione significa che la stagione era finita, no? Che la stagione stava cominciando, come nel nostro caso 6 luglio per noi la stagione sta cominciando. Io compravo in virtù di un prezzo promozionale che avrei indossato quel capo l'anno prossimo, alla prossima stagione. Se io oggi ho l'opportunità di comprare in saldo il 6 luglio, evidentemente è un capo che utilizzerò questo stesso anno. Quindi viene meno il concetto di invenduto e quindi di saldo. Ma questo anche nel vostro interesse di esercenti. Deve essere chiaro quali sono i prodotti o gli oggetti in saldo e quali no, deve essere chiarito questo. Purtroppo si è generata una confusione dove tanto di frequente si vede, oltre che il capo di fine stagione in saldo, addirittura in saldo anche la nuova collezione, i nuovi arrivi. Quindi a questo punto si è creato un marasma, perché, ripeto, l'imprenditore non sa più che pesci prendere, in tutti i modi cerca di stare a galla, e questo dobbiamo cercare di, diciamo così, resettarlo, dobbiamo cercare di rivedere un attimino quelli che sono i principi cardine e da lì regolarci. Ma il venditore o il venditore, diciamo, lo fa perché è in difficoltà, come ha detto lei. Lei ha usato la parola marasma. Beh sì, se lei consideri che fino a 10 giorni fa ancora pioveva e le temperature non erano quelle estive, è chiaro che la stagione primaverile è stata totalmente compromessa. Abbiamo registrato quasi il 50% in meno di vendite. Caspita. Rispetto a quello che ci si aspettava. 50% in meno. Pertanto l'imprenditore che oggi comincia a vendere e tra praticamente pochi giorni vedrà tutto in saldo, deve correre ai ripari. E quindi ecco perché poi si barcamena in questa maniera. Trova un espediente piuttosto che un altro che possa
in qualche modo quantomeno portare a coprire le spese. Però ripeto, ci sono, qua non dico le marche perché credo che non sia il caso, ma online ci sono siti dove i saldi sono già iniziati, cioè questi li possono fare? Beh, in realtà la normativa vigente non riesce a mettere ancora oggi i giusti paletti da diciamo così, regolamentare anche il commercio online. Pertanto la piattaforma, molto spesso capita che le piattaforme a cui lei si riferisce siano anche estere, che tra l'altro non rispettano evidentemente quelle che sono le regole nazionali, in barba loro. Fanno ciò che vogliono. Sì. Quindi diciamo che online è un po' mare aperto. Diciamo, è un mare aperto, però dai dati che abbiamo dobbiamo anche dire che l'online ha visto inizialmente una crescita esponenziale e questo non è ancora il fenomeno non è lo stesso, perché si è arrestato rispetto a, diciamo, quella crescita si è arrestata perché il consumatore, e questo ne siamo felici, ritorna a gustare anche l'emotività e il piacere di toccare con mano ciò che acquista. Quindi diciamo che è una fase in cui si sta assestando l'online, perché alla fine si preferisce andare lì, toccare, vedere, curiosare. Tante volte quello che veicola online non è più il grande marchio, o comunque il marchio riconosciuto, ma non voglio citare piattaforme che sono note ai più, estere sicuramente anche provenienti dal mercato orientale, che spopolano e forse non avendo neanche la necessità di avere negozi fisici, perché molti di questi marchi non esistono in strada, insomma sul territorio, ma vendono solo online. Quindi diciamo il fenomeno è anche, diciamo così, circoscritto a quelle che sono, diciamo, le piattaforme estere. Però questo rallentamento a voi, diciamo, della Confesercenti dovrebbe in qualche modo soddisfare, no? È un dato incoraggiante, anche perché come lei poc'anzi ha anticipato, le cantonate sono anche tante online, quindi il consumatore anche lì si prendono. Il consumatore ha riscoperto il piacere e anche la serenità di acquisto fisico, ma se poi torniamo al discorso di poc'anzi, l'acquisto fisico viene compromesso da delle dinamiche economiche, saldi anticipati, concorrenza sleale, certo, e quant'altro, diciamo non abbiamo risolto il problema. Certo, anzi. Quindi non basta questo dire si sta rallentando la frequenza online, occorrerebbe, come dire, forse che cosa? Beh, sicuramente, come ho detto poc'anzi, avremo bisogno di un intervento fermo, preciso, puntuale da parte dello Stato che possa tutelare l'intera filiera, perché non dimentichiamo che il problema non è solamente dell'ultimo anello della catena, il commerciante finale. Il commerciante finale andrà a condizionare il distributore, così come il produttore, l'importatore. A risalire all'indietro, diciamo. Evidentemente. Quindi. E come non voglio fare lezioni di spicciola economia, anche il danneggiare un solo settore economico a effetto domino andremo a danneggiare l'intera economia del paese. E questo speriamo che questo non avvenga, speriamo che anche gli auspici di Confesercenti possano essere realizzati. Intanto salutiamo e ringraziamo Francesco Musumeci, vicepresidente nazionale della Federazione Settore Moda di Confesercenti, per essere stato con noi. Grazie. Buon lavoro. Noi adesso facciamo una pausa, tra poco parleremo di piccoli campioni di karate. Ecco, questi pericolosi questi. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, karate, piccoli campioni crescono, eh sì, i nostri giovanissimi si danno da fare con questo sport e ne vogliamo parlare con Eugenio Basile, maestro di karate che è in collegamento da una palestra. Buongiorno, benvenuto, lo vedo a fianco del nostro Edoardo. Edoardo, vai tu, presentaci l'ospite. Ciao Michele, buongiorno, siamo col maestro Basile, maestro intanto. Os. Qua ci sono tantissime coppe.
Tantissime coppe, perché avete vinto di tutto quest'anno, maestro, e quanto è importante, no, dalle tue insegnamenti anche far vincere questi ragazzi. È importantissimo, oggi questo è stato un anno in cui abbiamo dato veramente tanto, lo testimoniano tutti questi premi che i ragazzi hanno vinto in queste competizioni. Abbiamo fatto circa 7 trasferte tra campionati nazionali e internazionali, e dove abbiamo riscontrato un grandissimo successo, perché i ragazzi sono stati grandiosi sia per quanto riguarda il kata, che sono le forme che adesso loro stanno facendo durante l'allenamento, che per quanto riguarda il kumite, il combattimento, che vedrete magari più tardi. Insomma, tu sei un pluricampione, hai vinto mondiali, europei, titoli internazionali, tantissime gare in carriera. Quanto è bello poi insegnare, no, quello che tu hai avuto modo di comprendere, avere, diciamo, tanto della tua carriera a questi ragazzi. È la cosa più bella, lo fai con passione, lo fai perché ami questo sport e perché alla fine reputi che a un certo punto della vita ci sia un momento in cui devi trasferire quello che hai fatto agli altri, no? E quindi il primo step è trasferirlo ai tuoi allievi, ai tuoi figli, e poi riportare tutto quello che sai fare anche da un punto di vista mentale, psicofisico, nella vita di tutti i giorni. Allora andiamo a vedere un po' quanto sono bravi questi ragazzi, perché nel kata c'è il kumite, il kata, ora faremo una breve dimostrazione e poi faremo un combattimento dopo. Assolutamente, vedrete un attimino una dimostrazione di kata e dopodiché vi farò vedere il resto. Ok? Prego, prego. Pronti? Ich, ni, sa, chi, ich, ni, sa, chi. Ich. Michele, questi ragazzi sono bravissimi. Ni. Ragazzini, guai a incrociarmi per strada di notte. Ich. Ni. Sa. Chi. Yame. Oh. Ottimo, bravissimi ragazzi, complimenti. Io sentirei un po' le 3 cinture nere che vediamo qua in prima fila. Ragazze, quanto è bello, no, questo sport? Ma direi abbastanza, anche perché lo pratico da quando sono molto piccola, quindi sì, abbastanza bello. Nome, cognome, età, così un po' contestualizziamo. Giorgia Rugolo, 19 anni. Ottimo, passerei anche a te, come ti chiami? Marzia Iello, 22 anni. Marzia, sei stata bravissima anche tu, cosa hai vinto quest'anno? Allora, ho partecipato a un europeo, sono arrivata seconda in 2 categorie, un bronzo. Poi ho fatto un mondiale, sono arrivata prima e ho portato a casa 2 titoli italiani. Michele, qua abbiamo, diciamo, dei campioni, una andiamo dall'altra cintura mondiale, nera, quello sono nel cassetto. Prima di tutto però dimmi nome e cognome. Io sono Carola Iello, ho 18 anni, diciamo il mio sogno è quello di entrare nella squadra nazionale di karate. Lo sogno sin da quando sono piccola e da quando sono entrata a fare questo sport. Ottimo, noi vediamo qua cinture nere, cinture verdi, cinture arancioni, cinture gialle e anche le cinture bianche, una palestra un po' aperta a tutti, maestro. Sì, assolutamente, una palestra inclusiva dove chi vuole imparare può farlo tranquillamente. Siamo una grande famiglia, lo dico sempre io, la mia palestra, cioè il mio gruppo di ragazzi è costituito da una grande famiglia, da persone che veramente ci tengono anche al di fuori dal tatami, perché siamo lì e stiamo sempre insieme, le trasferte, c'è veramente cose fantastiche e irripetibili secondo me. Allora, noi adesso ci prepariamo al kumite, che è il combattimento. Un'ultima domanda però, quanto è importante anche per i ragazzi fare questo sport? Perché in estate, diciamo, un po' tutto si ferma, loro continuano. Loro continuano perché hanno quello spirito di abnegazione, di sacrificio, sanno che da settembre si riparte alla grande, quindi necessariamente non possiamo stare fermi 3 mesi durante il periodo estivo, dobbiamo necessariamente prolungare i nostri allenamenti, lo faremo sicuramente fino alla prima settimana di agosto, ci fermeremo un 15 giorni. Giorni per poi ripartire a settembre alla grande, perché già da ottobre siamo impegnati con raduni delle squadre nazionali e tanto altro. Per i ragazzi è fondamentale il karate, lo dico sempre, perché li forma, dà a loro uno spunto per saper vivere anche fuori da qui, come l'ho avuto io del resto.
questo. Allora Michele, io ti restituisco la linea, noi ci prepariamo alla fase del combattimento, il comité, ci risentiamo fra pochissimo. Bene, grazie, buon combattimento, mi raccomando ragazzi, fate i bravi perché qui c'è da veramente da stare attenti. Noi tra poco ci occuperemo di ben altro, come prevenire gli incendi, e lo faremo con il direttore della Protezione Civile della Sicilia, Salvo Cocina, che sarà il nostro ospite fra pochissimo. State con noi, buongiorno Sicilia. Con noi il direttore della Protezione Civile Sicilia, Salvo Cocina, grazie per essere con noi. Parliamo naturalmente di prevenzione degli incendi. Allora, c'è una notizia che ci riguarda un po' tutti: la Regione Siciliana ha rinnovato la collaborazione con i Vigili del Fuoco per la lotta contro i roghi boschivi con un finanziamento di 2,5 milioni di euro. E questa è una notizia certamente positiva, perché significa rafforzare la presenza del personale, dei mezzi nei luoghi dove purtroppo inevitabilmente avvengono gli incendi, soprattutto d'estate. Ma la Protezione Civile ha un ruolo decisivo, assieme naturalmente con tutti gli altri organi preposti, compresi i Vigili del Fuoco innanzitutto, per fermare questo fenomeno. Da dove bisognerebbe partire, Presidente, direttore? Non dalla fine, ecco, noi partiamo dal contrasto agli incendi, quindi la convenzione diciamo, potenzia lo spegnimento, il contrasto fatto egregiamente dal Corpo dei Vigili del Fuoco, dalla Forestale, corpi che sono sotto organico in questo momento e quindi hanno bisogno di un potenziamento. La Regione sta finanziando quindi le attività dei Vigili del Fuoco per realizzare questi distaccamenti, sono oltre 15 distaccamenti in punti remoti, non distanti dai comandi, dalle città in cui c'è la presenza. Però è chiaro che la prevenzione in cosa consiste? Questo è contrasto, è spegnimento, è già emergenza. Quando un incendio si sviluppa la partita è persa. In cosa consiste la prevenzione? A mio avviso, alla luce di quello che abbiamo osservato negli ultimi anni, prevenzione primaria, togliere il materiale combustibile. Vediamo delle immagini di terreni incolti, questo sarà San Gregorio, la riserva Immacolatella, terreni incolti che quindi hanno materiale combustibile per le fiamme. Però è chiaro che se vogliamo un'isola verde ci saranno sempre alberi, sempre materiale che può prendere a fuoco. Ma ragioniamo sulle cause di questi incendi. Sono incendi naturali? No, non sono incendi naturali. Ormai è stato appurato che gli incendi naturali sono una minima percentuale. Che percentuale è più o meno? La sappiamo? 5%. 100%. Meno del 5%, dell'ordine di alcuni percentuali. Ma caspiterina. Per il resto sono incendi dovuti alla mano umana o a disattenzioni, o a diciamo, comportamenti anomali, quindi trascuratezza, oppure addirittura a volontà esplicita di fare danni e quindi incendiare, oppure a malattie. Allora, gente con tutto disturbata. Gli apparati e di quindi, cui si dispone, come si può intervenire? E quindi come si può fare un'ulteriore prevenzione, oltre che tenere puliti i terreni, con le ordinanze sindacali e con la vigilanza sul territorio? Innanzitutto avvistare subito i focolai quando sono piccoli gli incendi, quindi con una presenza del territorio. I territori abbandonati sono quelli in cui il rischio è maggiore. Secondo, un'attività di pattugliamento, di presidio, e questo la stiamo facendo come Protezione Civile con i volontari dei Vigili del Fuoco, che fanno anche questo coordinati dalle squadre della Forestale che conoscono i punti sensibili del territorio, ma lo devono fare i sindaci, i cittadini, le forze dell'ordine, molte prefetture, questure dell'isola hanno avviato dei piani di pattugliamento e presidio del territorio, di vigilanza, proprio per costituire A, deterrenza, e B, contrasto immediato a queste attività che sono, diciamo il termine, sono attività criminali. C'è una sensibilità, come dire, sufficiente tra i cittadini? Ma forse i cittadini non hanno ancora percepito quanto sia devastante un incendio, le conseguenze che l'incendio porta negli anni, i danni all'ambiente, all'inquinamento, quindi che produce le sostanze tossiche che porta in aria,
e quindi va rafforzata questa sensibilità, ma specialmente nella giornata di caldo. Alla fine il sistema di antincendio in Sicilia, che si regge su tre gambe: vigili del fuoco, forestale, volontari di protezione civile, alla fine questo sistema di contrasto funziona bene, ma è chiaro che nelle giornate del 25, 26 luglio, 24, come l'anno scorso, quando ci sono 300, 400 roghi, tutta la capacità... 300, 400 sì, in un giorno? In un giorno, e quindi viene esaurita tutta la capacità di contrasto del sistema, è pari al numero delle squadre, ma tenga conto che sono incendi che richiedono moltissime squadre. Quindi è chiaro che in quei momenti non si può più fare niente nello spegnimento, bisogna pensarci prima, delle ore prima, e cercare appunto in quelle giornate, questo è il messaggio che sta passando, ormai di cui tutti siamo convinti, che bisogna fare un'attività di presidio, di vigilanza del territorio e conseguentemente di repressione. E una sala operativa coordinata potrebbe essere utile insieme? La sala operativa di fatto c'è già. Di fatto c'è già. C'è già e sarà potenziata, però ripeto, la sala operativa interviene a segnalazione avvenuta di incendio. Sì. E ripeto, noi dobbiamo evitare l'incendio. L'anno scorso, ma quest'anno spero di no, una macchina che si è mossa costituita da migliaia di operatori, enorme risorse finanziarie, di spiegamento di mezzi, di elicotteri, di Canadair, purtroppo la perdita di vite umane è il motivo, la causa principale scatenante è nell'uomo, ripeto, o comportamenti colposi o comportamenti dolosi, è lì che bisogna, diciamo, agire con molta severità e senza appunto... E i volontari possono darvi una mano, vi danno una mano? Guardi, alcuni volontari, proprio dall'anno scorso, alcuni volontari mettendo delle fototrappole hanno individuato un incendiario. L'incendiario paradossalmente è stato individuato, identificato in un dipendente del comune. Quali sono i motivi che abbia appiccato il fuoco? Forse per dare disturbo all'amministrazione, se non si sa. Però sarà devo dire stato che un'inchiesta, naturalmente. È stato individuato e condannato per direttissima. Questo è uno dei casi che è risolti, ma tenga conto che il 90% dei casi di incendio non ha ancora un colpevole identificato. E questo è l'aspetto fondamentale. E per ogni incendio c'è una mano umana che l'ha appiccato. Quindi la funzione, l'azione di prevenzione andrebbe fatta costantemente su tutto il territorio? Andrebbe fatto in queste aree, soprattutto a rischio, le aree con maggiore vegetazione, ma oggi le aree paradossalmente a rischio non sono le aree boschive, il bosco cosiddetto, che è abbastanza ben presidiato e tutelato, ah, no, perché non, lì non quelle. Ci sono gli interessi criminali. Le aree più a rischio sono le aree di interfaccia, le aree periurbane, la nostra Etna, che ormai è tutta edificata, quella è un'altra rischio. Abbiamo visto i Monti Rossi l'anno scorso, sono aree di pregio in cui l'incendio fa un danno notevole, e queste sono le aree che vanno presidiate dai volontari, ma anche dalle forze dell'ordine, ma anche dai sindaci, soprattutto dai sindaci, dai cittadini. Ecco, in questo senso, se noi avessimo migliaia di cittadini come sentinelle attive, sarebbe sicuramente un grandissimo contributo alla prevenzione e costituirebbe un deterrente. Dovremmo essere noi stessi a fare l'opera di prevenzione. In molti casi siamo noi stessi, molti cittadini in alcune realtà del territorio siciliano dove sono avvenuti questi incendi ormai hanno acquisito una spiccata sensibilità. Purtroppo sono esperienze che si fanno, lasciano un'impressione negativa, però lasciano un insegnamento per il futuro, essere attenti e vigili. Ma una curiosità, direttore, ma se per esempio zone come i Monti Rossi, perché quale può essere l'interesse oltre quello di fare le bravate, di come dire, oltre applicare a fare incendi? Le bravate, oltre all'azione di un malato, di una persona disturbata, oltre all'azione di stupidi che pensano di poter rinnovare la vegetazione con gli incendi. Chiaro, dopo un incendio cresce l'erba spontanea, cresceva, oggi con la siccità, altro grande tema che non ci attaglia, cresce pochissimo, ma c'è un'azione di disturbo all'amministrazione comunale, alla regione, allo Stato. Potrebbero essere interessi, ripicche, rivalse di uno contro un altro. Queste sono spesso le cause che stanno alla base di questi incendi. Grazie. Importante è tutto quello che ci ha detto il direttore della Protezione Civile Sicilia Cocina. Grazie per essere stato con noi. Buon lavoro e grazie soprattutto per quello che la Protezione Civile, naturalmente insieme con tutti gli apparati, è chiaro, Vigili del Fuoco in testa, fanno per prevenire e poi spegnere gli incendi. Speriamo che quest'estate non sia come quella trascorsa, che ci costringe un po' tutti a seguire poi. Quest'anno devo dire che il sistema è ancora più preparato, più dotato di mezzi, di uomini,
sia nella forestale che nel componente di volontariato di protezione civile, un rafforzamento c'è stato di mezzi, soprattutto di personale formato, e Vigili del Fuoco grazie alla convenzione per 2 milioni e mezzo finanziata dalla Regione. Bene, grazie ancora e adesso è il momento del nostro almanacco. Il 28 giugno si celebra la giornata mondiale dell'orgoglio LGBTQIA+. La manifestazione trae origine storica dai fatti di Stonewall, avvenuti nella notte del 28 giugno 1969 all'interno del pub Stonewall Inn, uno dei luoghi di ritrovo più popolari per le persone queer di New York. Per la prima volta in quella notte e in quel luogo, le persone omosessuali e transgender reagirono alle violente irruzioni, ai rastrellamenti e agli arresti perpetrati quotidianamente dalla polizia newyorkese nei loro confronti, a causa del loro orientamento sessuale e/o della loro identità di genere. Sapete cos'è la misofonia? È un disturbo uditivo particolare, dove il fastidio non è legato alla potenza del suono, ma al tipo di suono. Le situazioni che scatenano questo fastidio sono varie. Alcune persone non sopportano i suoni legati alla masticazione, altri detestano il rumore delle unghie sulle superfici. La medicina non ha ancora una spiegazione definitiva su questo fenomeno. Alcuni medici pensano che sia legato al sistema uditivo, mentre altri considerano un aspetto neurologico. E adesso il momento del nostro Marco Amato con le stelle. Marco, ci sei? Ah, torniamo a collegarci con il nostro campione di karate. A te, Edoardo. Sì, Michele, perché passiamo subito la palla, anche se non si usa questo termine nel tatami, a Giorgia che ci farà una dimostrazione. Giorgia, fra l'altro, domani sarà è quasi matura, domani farà l'esame di maturità. Vai Giorgia, a te. Ottimo, finita questa fase dimostrativa, ora passiamo con un combattimento. Il comité con altri due atleti, il maestro Basile ci commenterà un po' cosa succede. Ora prego al nostro operatore Fino di andare dai ragazzi. Maestro, tu commenta quello che succede. Sì, io innanzitutto volevo dirvi che il kata che avete visto prima dell'atleta Giorgia Rugolo è il kata che le ha consentito di vincere quest'anno dei titoli nazionali ed internazionali, e quindi un kata di alto livello. Ovviamente c'è sempre da migliorare e questo è quello che facciamo. Adesso nel comité vedete in azione Marzia e Angelo, perché la scelta di fare combattere un uomo e una donna? Perché fondamentalmente quello che può
poi quello che poi conta è che i ragazzi fuori non sia mai, ma se ci dovesse essere l'opportunità devono sapersi difendere. Ora c'è una fase di guardia, giusto? Ora aspettiamo l'attacco. Fase di studio in cui Marzia in questo momento ha eseguito una tecnica poi di anticipo, prima abbiamo visto una tecnica di proiezione, adesso sta gestendo il combattimento, essendo comunque una cintura nera riesce in qualche modo sempre a, nonostante la stazza diciamo del compagno, a gestire tecnicamente e tatticamente l'incontro. Ecco, ora stiamo vedendo i ragazzi, diciamo appunto, abbiamo detto Marzia cintura nera, che se è in una fase di attacco, si difende l'altro atleta, diciamo nel karate è anche molto importante aspettare, no? Esattamente, l'attesa è importante, però deve essere ovviamente supportata nel frattempo da un ragionamento o tattico, altrimenti sarebbe un'attesa vana. Quando è che si fa punto? Che lo spieghiamo un po' a tutti, diciamo, i nostri amici a casa. Il punto si fa quando e come in questo caso c'è il contatto al corpo e mentre nelle tecniche Jodan, nelle tecniche al viso, c'è il pieno controllo. Oppure nelle tecniche di proiezione, come abbiamo visto prima. Ottimo, diciamo, i ragazzi li stiamo facendo stancare, perché diciamo, di prima mattina mi sembra anche giusto. Ora vediamo, diciamo, quando finirà questo incontro, sarà quando magari Marzia affonda il colpo. Esatto, adesso l'incontro finisce, yamè ragazzi, l'incontro è finito, ovviamente il punteggio è a favore dell'atleta cintura nera, abbiamo potuto vedere questo, ma è una fase di allenamento chiaramente, durante le gare loro sono bloccati dall'arbitro, cioè non c'è una continuità, quindi ogni colpo viene fermato, viene stoppato dall'arbitro che assegna il punto, la penalità o qualcos'altro. Allora, prima di chiudere, io darei parola ai ragazzi perché sono tantissimi, li vediamo qua alle nostre spalle. Volevi dire prima qualcosa? Sì, se è possibile, volevo ringraziare perché i ragazzi siamo riusciti a creare questo gruppo grazie anche al posto in cui ci troviamo. Volevo ringraziare l'amico Graziano che ci consente di allenarci nella sua palestra e senza vincoli di orario, perché i ragazzi si allenano 4 ore al giorno senza problemi e lui è sempre disponibile con noi, per cui pubblicamente volevo ringraziarlo. Allora, un po' andiamo a sentire i ragazzi, facciamo, chiediamo nome ed età perché sono tantissimi. Già le cinture nere le abbiamo sentite. Allora, tu sei stato bravissimo. Nome, età, sei una cintura verde. Angelo Giugatar, 15 anni. Ottimo, cosa hai vinto quest'anno? Ho vinto degli internazionali, qualche italiano e una gara europea. Abbiamo tantissimi campioni, andiamo velocemente. Qua abbiamo un ragazzo un po' più piccolino. Tu come ti chiami? Mi chiamo Giovanni Ciatto. Ho 11 anni. Ottimo, tu, qua abbiamo diciamo veramente i futuri prodigi del karate. Nome, cognome ed età. Alessandro Sciuto, 8 anni. Vai. Gabriele Sciuto, 6 anni. Nessuno si vergogna qua. Noemi Ciatto, 9 anni. Ottimo, tu? Thomas Mammana, 9 anni. Vai tu. Leonardo Suriano, 8 anni. Silvia Maria Danesa, 14 anni. Thomas De Luca, 8 anni. Thomas, tu che hai vinto quest'anno? Sei una cintura gialla, hai appena iniziato. Qualche gara, sono arrivato primo, secondo, terzo. Siete già che sei forte tu. Tu come ti chiami? Mattia Cammarata, 8 anni. Eleonora Di Mauro, 9 anni. Eleonora, tu cosa hai vinto quest'anno? Qualche gara. Sì, qualche gara. Tu? Maia Quatriglio, 11 anni. Roberto Amato, 14 anni. E ora chiudiamo con le cinture bianche, diciamo i nuovi arrivati. Quando hai iniziato tu? Nome, cognome, intanto età e quando hai iniziato? Da Rigo e ho 10 anni. Hai iniziato da poco? Da un anno. Esatto. Come a te? Tu uguale tu, giusto? Vincenzo Da Rigo, ho iniziato a settembre. Ho vinto i campionati nazionali. Ottimo, Michele. Io, diciamo, se vuoi fare una domanda, c'è il maestro Basile che ti ascolta. Ti prego di tenere l'auricolare, se no ti restituisco la linea. Ah, lei cosa ha vinto? Non vi sentiamo. Non si sente bene dallo studio, okay. È da un po' che non ti sentiamo. No, vai, ti sentiamo adesso, ti sentiamo. Ha chiesto cosa hai vinto. Sì, Michele, intanto buongiorno a tutti in studio. Io cosa ho vinto? Nella mia carriera veramente tanto e sono soddisfatto di questo. Tra titoli europei sono ben 3, 2 mondiali, 2 titoli internazionali e 17 campionati nazionali. Benissimo. Ottimo Michele, noi ti restituiamo la linea, qui il collegamento, grazie, complimenti a tutti i ragazzi, veramente straordinari.
che ci hanno fatto vedere come questo sport dà soddisfazione anche ad età piccolissime. E adesso buon weekend! È arrivato il venerdì e siamo pronti per vivere questo fine settimana e proporvi le migliori cose da fare in questi giorni. Dal 28 al 30 giugno il borgo medievale di Castelbuono, situato nel cuore delle Madonie, ospita la 18ª edizione del Divino Festival, evento dedicato agli amanti del buon cibo e del buon vino. La manifestazione offre un ricco programma di degustazioni guidate, incontri con personaggi di spicco del mondo enogastronomico, premiazioni, masterclass e momenti di intrattenimento. È dedicato al mondo del cinema il secondo concerto della nuova stagione estiva 2024 dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, che vede il sassofonista Federico Mondelci impegnato nella doppia veste di solista e direttore d'orchestra, con musiche di Nino Rota, Ennio Morricone e Nicola Piovani. Il concerto va in scena venerdì 28 giugno alle 21 in piazza Ruggero VII a Palermo e in replica sabato 29 giugno alle 21 al parco di Villa Piccolo a Capodorlando. Ultimo torna in Sicilia. Questa sera allo stadio Franco Scoglio va in scena l'unica tappa della nostra regione per l'artista protagonista indiscusso del live italiano. I fan non vedono l'ora di ascoltare le sue canzoni. Sabato 29 giugno dalle 18 alle 22 la famiglia Paladino Florio organizza visite alla Palazzina dei Quattro Pizzi a Palermo. Casa Florio, progettata dall'architetto Carlo Giaccheri in stile gotico inglese, addolcito dalla romantica scenografia del mare palermitano, è l'ultima dimora di Vincenzo Florio III. Tre imperdibili concerti in Italia, in cui Zucchero regala al pubblico grande musica e forti emozioni, ripercorrendo la sua incredibile carriera ed esibendosi con i suoi più grandi successi. Tra Bologna e Milano è lo stadio Franco Scoglio di Messina a ospitare l'unica data del Sud Italia, domenica 30 giugno 2024. Se volete segnalare eventi ed iniziative all'interno della nostra rubrica, scrivete a info@publipiu.it. E anche per oggi vi abbiamo detto tutto. Ci risentiamo venerdì prossimo per darvi altri imperdibili appuntamenti. Buona giornata e buon weekend! Buon weekend a tutti, vediamo adesso che fine settimana prospettano le stelle con il nostro Marco Amato. Buongiorno Michele, buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Eccoci, buongiorno, che bella tazza oggi, eh? Beh sì, è una tazza molto particolare perché è un regalo, sì, che mi ha fatto un'amica che però l'ha ordinata in America. Ma ci si possono bollire gli spaghetti lì dentro, no? O no? Esattamente, il concetto americano della tazza di caffè è un po' diverso da quello nostro, però ho apprezzato. D'accordo, allora vai. Allora ragazzi, vi dico brevemente come sarà questo weekend con una stupenda luna in Ariete che riporta un po' di brio primaverile ai segni di fuoco. Ariete, Leone e Sagittario, i protagonisti assoluti di questo weekend, quindi incontri, notizie fortunate soprattutto per Ariete e Leone. Il Sagittario invece si concede finalmente un po' di relax e una vittoria. Se va bene il fuoco anche gli Aria, quindi Gemelli, Bilancia e Acquario, i Gemelli possono un po' di tutto con un Giove nei loro gradi che positivizza tutto, anche se luglio andrà meglio, siamo alle porte. Lo stesso vale per la Bilancia che vuole un momento di relax ma non ci riesce ancora e una serie di vicissitudini riesce a ottenere il suo spazio di fuga, ma già dalla prossima settimana andrà benissimo. Acquario, super fantasioso, sfrutterà questo pianeta e questo luglio in una maniera assolutamente positiva. È sempre Giove che vi espande, vi porta fortuna, quindi datevi senza risparmiarvi. Un po' meno in terra, proprio perché la valenza di fuoco comincia un po' ad affaticarvi, soprattutto il Toro, un po' di spese economiche, Vergine, recupero invece, anche se dovete trovare degli accordi importanti con i referenti Capricorno, sempre un po' duri,
un po' più morbidi sentimentalmente, state a guardare pesci, acqua, pesci, scorpione e cancro, i segni d'acqua cosa fanno con questa luna di fuoco? Il cancro è un po' confuso in questo momento proprio perché la luna è di quadratura, ma dopo il weekend inizia la vostra estate fantastica, quindi tranquilli. Scorpione, finalmente anche per voi un po' di relax e soprattutto potete avere il tempo e lo spazio di affrontare qualcosa o qualcuno con cui volevate discutere di un progetto. Pesci, assolutamente romantica questa fine settimana, ma che presuppone anche una variazione in termini di lavoro e di locazione, quindi magari vi spostate al mare. Quindi, detto questo, auguro a tutti i 12 un buon weekend e una buona estate a tutto lo zodiaco. Ciao Michele, ciao Angelo. Ciao, buon weekend anche a te naturalmente. Angelo, cosa abbiamo sui giornali ancora? Una curiosità che arriva dalla Procura di Milano, perché Google ha evaso all'Agenzia delle Entrate e chiede adesso 1 miliardo e sarebbero stati omessi ricavi generati in Italia. L'azienda dice rispettiamo le norme fiscali, ma intanto 1 miliardo di tasse. 28 giugno 1838 la regina del Regno Unito Vittoria viene incoronata a soli 18 anni, il suo primo atto di emanciparsi, eccola qua, dalla tutela della madre che fino ad allora l'aveva tenuta sotto stretto controllo. Il suo regno durerà 64 anni, durante i quali il mondo cambierà notevolmente. La regina Vittoria. E il 28 giugno del 1846 Adolf Sax, belga, figlio d'arte, inventa il sassofono. Per dimostrare la superiorità degli strumenti costruiti da lui, organizza uno scontro tra band musicali. Vince il suo gruppo che annovera un nuovo strumento, come detto il sax, una via di mezzo tra il clarinetto, l'oboe e il flauto. E poi il 28 giugno del 1914 Francesco Ferdinando d'Asburgo, erede al trono d'Austria, e sua moglie Sofia sono uccisi a Sarajevo. L'episodio è ricordato come la goccia che ha fatto traboccare il vaso, il casus belli della prima guerra mondiale. 28 giugno 1946 Enrico De Nicola è eletto capo provvisorio, non è lui, è questo qui, capo provvisorio dello Stato italiano dall'Assemblea Costituente. Ricopre la carica fino al 31 dicembre 1947, ecco De Nicola, diventando il giorno successivo il primo presidente della Repubblica Italiana. E il 28 giugno del 1997 il pugile Mike Tyson viene squalificato per avere staccato con un morso, eccolo qui, Evan Holyfield, la persona a cui è stato staccato parte dell'orecchio. È un modo per Mike di punire l'avversario che con le sue continue testate durante il corpo a corpo non vista dall'arbitro gli provoca una ferita lacera comunque sopra cinghiale. 28 giugno 1997 Ligabue va per la prima volta a San Siro, canta tantissime canzoni, fra cui Certe Notti, contenuta nell'album Buon Compleanno Elvis, vincitrice della gara Tenco come migliore canzone. Ancora oggi uno dei brani più amati di Ligabue, e con Certe Notti vi lasciamo e vi auguriamo buon weekend.